Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio della nuova serie incentrata sulla modalità carriera allenatore di FIFA 18. Allora, iniziamo, diciamo, facciamo, no, le presentazioni, insomma. Allora, quest'anno ho deciso di rimanere in Inghilterra. Perché dico ho deciso di rimanere? Perché per chi, diciamo, già mi segue, sa che l'anno scorso ho fatto diciamo una stessa serie, ovvero una serie incentrata sulla modalità carriera allenatore di FIFA 17, e scelsi il Newcastle, quindi sempre una squadra inglese. Però stavolta, a differenza del precedente anno, nel quale iniziai appunto in Championship, ovvero diciamo la serie B inglese, quest'anno ho deciso di scegliere il Chesterfield e partire addirittura nella, chi la chiamo, C2 inglese, ma è chiamata in maniera specifica, diciamo, in maniera precisa, Football League 2. Quindi diciamo che sarà un'avventura, tra virgolette, no? Una carriera in teoria molto più appassionante, se vogliamo, e sicuramente molto più lunga. Appunto per questa cosa qua, diciamo, il discorso che farò dipende, cioè di peso, diciamo, da esclusivamente quasi da un discorso di tempo, di tempistiche. Diciamo che, a differenza degli altri anni, sì, perché anche questo, sempre tornando, diciamo, al passato, non è che ho fatto la prima volta carriera l'anno scorso, ma la feci anche 2 anni fa con il Livorno. Stavolta le cose, diciamo, cambieranno un po', ovvero, siccome appunto ve l'ho già detto ora, sia perché comunque partiamo a C2 inglese, quindi già no, è parecchio lunga, perché ho degli obiettivi che poi dirò, capirete perché è lunga, e sia anche per un discorso di tempo barra roba noiosa per me e per voi che guardate, quest'anno diciamo ho deciso di fare qualche cambiamento, ovvero non so quali con precisione, però le partite che io reputerò, diciamo, fattibili, le simulerò. Ovvero, faccio un esempio stupido. Ora, vabbè, Chesterfield momentaneamente è una squadra che, se non sbaglio, ha una stella e mezza, quindi detto papale papale è molto scarsa. Però non lo so, dovessi andare in Championship o addirittura in Premier League e dovessi riuscire ad avere una squadra con molte più stelle di una che magari dovrò affrontare, e magari addirittura gioco in casa, simulerò la partita. Sì, il discorso casa è perché ho notato che soprattutto quando simuli, che ho fatto anche carriere extra nella storia di FIFA, diciamo, è molto più, diciamo, facile vincere in casa piuttosto che in trasferta. Quindi, a seconda dell'avversario che incontreremo, se io la reputerò fattibile come partita, la salterò. Appunto perché, per un discorso, diciamo, di tempisti, anche per essere meno noioso, perché magari far tutte le partite, ok, che può essere, tra virgolette, più corretto, ma allo stesso tempo, secondo me, può essere forse una cosa molto più pesante, ecco. E invece noi, facendo così, provo, almeno quest'anno, la cosa può essere forse un po' più leggera e sicuramente anche più veloce. E comunque, perché il discorso di lunghezza della carriera? Perché, come ogni anno, io mi do come obiettivo, come scopo, quello di innanzitutto riuscire ad arrivare nella massima serie della, diciamo, della nazione, chiamiamola così, dei campionati nazionali, ovvero in questo caso in Premier League. E una volta arrivato lì, l'obiettivo massimo è quello di arrivare nella massima competizione europea, ovvero la Champions League, che qui mi pare si chiama Champions Cup, se non erro, e di vincerla. Quindi l'obiettivo vero e proprio è quello di arrivare in Champions League e vincerla, e di conseguenza anche vincere il campionato. E l'obiettivo massimo è quello di fare, qui non si chiama triplete, ma no, come si chiama, quadruplete, come si può dire, ovvero vincere nello stesso anno tutti e quattro i titoli, perché qui ci sono, ci sono, cioè, due coppe nazionali, un campionato, e poi c'è la coppa, quella europea, che è la Champions League. Quindi diciamo che l'obiettivo massimo è quello di vincere tutto nello stesso anno. Però l'obiettivo vero e proprio è quello di vincere, se possibile, il tutto, o perlomeno le due principali competizioni, secondo me quelle più importanti, ovvero campionato e Champions, e indipendentemente poi da come vengano, diciamo, vinte, se,
dovessero essere vinte, perché non è detto niente. Quindi niente, questi sono gli obiettivi. Non so se avete capito, eventualmente faccio un riassunto veloce, ovvero l'obiettivo vero e proprio è quello di vincere sia il campionato che la Champions League, indipendentemente dal fatto che lo vinco tutti e due nello stesso anno, o un anno uno, un anno l'altro. E l'obiettivo massimo, quello proprio super, è quello che meno male mi è riuscito a farlo già nelle due, diciamo, edizioni, no? Delle carriere di FIFA, è vero quello di vincere tutto nello stesso anno. Comunque, detto questo, credo che possiamo iniziare a giocare, perché le cose, come sempre, strano, come è così, vanno sempre troppo per le lunghe. Allora, eccoci qua, vi ho detto. Chesterfield, iniziamo. Allora, come sempre, siccome lo dico, conosco veramente molto 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 poco la rosa del Chesterfield e vorrei migliorarlo, oltretutto ho scelto di non disattivare la prima finestra di mercato, quindi momentaneamente siamo nel pieno, anzi all'inizio del calcio mercato estivo. Ho già fatto tutto, diciamo, per evitare di essere ancora più lungo, ovvero ho già fatto, diciamo, un prototipo, chiamiamolo così, di rosa e di modulo, classico modulo che ormai uso tutti gli anni, è il mio preferito, insomma, mi trovo strabene. Ho messo poi tutti, o perlomeno tutti, a parte in vendita, perché sinceramente preferisco vendere tutti e comprare gente nuova. E poi vabbè, ho dato le classiche istruzioni all'osservatore, le istruzioni che ho scelto io, se volete poi le faccio vedere. Sono queste. Questo qua secondo me è quello, anzi, già questo qui secondo me è quello più importante, soprattutto quando uno parte da una squadra che non ha un budget molto elevato, perché come vedete ho scelto di mettere come ricerca di trovare un campione, quindi l'osservatore troverà col tempo giocatori che come qualità totale hanno di solito più di 80. Fascia d'età, beh, da 16 a 32 anni, ma quello mi interessa relativamente. E contratto rimanente un anno. Perché questo? Perché così magari se uno, se non mi ricordo mai se ha 23 o 24 anni, comunque se un giocatore ha 23 o 24 anni, o addirittura se arriva fino in questo caso a 32 anni, se ha contratto in scadenza posso acquistarlo praticamente, chiaramente sempre se ho un po' di budget, però a posto di pagare anche il trasferimento, pagare solo l'ingaggio. Quindi il discorso che ho fatto inizialmente è riferito soprattutto per quelli che magari hanno appunto scelto una squadra con un budget molto limitato, magari prende un giocatore del genere, lo compra, arriva l'anno dopo e poi magari lo rivende e ci fa un bel po' di soldi, perché chiaramente di solito quando trovi una sorta di giocatore, no? Campione, insomma, con quella ricerca là diventa più 80, di solito 82, addirittura anche di più. Diciamo che tutto sommato, se uno va male, almeno 15-20 milioni ce le fa di solito. Poi può anche trovare, non so, un Ronaldo in scadenza, lo prendi a po', lo rivendi a chissà quanto. Questo l'ho detto solamente per un discorso specifico che lo feci l'altro anno, ma probabilmente qualcuno forse non l'ha notato. Insomma, lo volevo dire, ecco. E questo, vabbè, il discorso promettente, magari uno trova giocatore che costa poco, è giovane e poi magari può diventare veramente un campione barra fenomeno. Insomma, quindi ho messo anche le istruzioni. Detto questo, procediamo. Ah sì, ho messo anche già la coppa precampionati, quella la faccio sempre, chiaramente scelgo sempre quella più redditizia, chiaramente se riesco a vincerla. Insomma, comunque procediamo. Allora, vi dirò un'altra cosa. Di solito io gioco sempre mentre carica qua, con la modalità, intanto queste le simulo tutte, eh. Con la modalità leggenda, comunque quella che c'è, quella più difficile disponibile. Io quest'anno ho provato FIFA, no? Che chiaramente è un periodo che ho già giocato. E ho pareggiato. Mi sono accorto che è cambiato qualcosa. Quindi, almeno per i primi tempi, ho deciso di scegliere la seconda modalità più difficile, che in questo caso è campione. Sì, perché non me la sento. Non mi sento di rischiare sin da subito leggenda, poi magari c'è la squadra che è molto scarsa, quindi magari mi trovo male. Quindi inizialmente parte col campione, poi se dovessi prenderci un po' la mano e magari anche la qualità della squadra dovesse salire, allora forse, ma ripeto, forse le cose possano cambiare. Vai, pezzo 2-1. Sì, in basso c'è il classico, la classica possibilità di allenare i giocatori, ma sinceramente non è momentaneamente mia intenzione, perché ho visto la squadra e diciamo non c'è uno in particolare allenare. Poi eventualmente farò comunque, se alla fine il calciomercato dovesse rimanere comunque qualche giocatore giovane, farò, ci faccio, diciamo, i miei calcoli, ecco, deciderò più o meno se metti qualcuno ad allenare. Allora, è arrivata l'offerta per Maguire in prestito. Sì, l'ho messo in lista per il prestito.
Ok, qui vabbè, non so se lo sapete, funziona leggermente in maniera diversa, è una cosa semplicemente più carina rispetto agli altri anni, però il succo poi è questo, ovvero accetti, ripeti l'offerta, la trattica, addirittura viene una sorta di videoclip interattivo, quindi, che almeno per i primi tempi cercherò di evitare perché sennò sarà troppo lunga, e qui poi vabbè c'è delega, ma si lascia perdere, va bene così. Ok, accettiamo l'offerta per lui e lui se ne va presto, arrivederci. O se no, presto, mi pare che lui debba accettare. Sinceramente, non so se lo possa rifiutare, però non so se ci va subito in prestito. No, vedete, sempre con noi. Per ora. Quindi, vediamo un po'. Perché anch'io devo comunque capire al 100%, comunque capire un po' come funzionano i meccanismi di FIFA di Stano. Perché l'ho giocato solamente per evitare di fare figurette, ma a quanto pare non basta, non è bastato. Allora, incredibilmente abbiamo passato il turno. Abbiamo passato il girone, va alle semifinali contro il Rot-Weber-Fürth. Allora, intanto lui è andato in prestito, qui sono arrivati 300.000, buono, vi vede la coppa. Poi un'offerta per Mitchell. Mitchell, fra l'altro, è uno di quelli che momentaneamente fa parte della squadra. Mi danno 3,20. Ma, delega, dai. Offerta di partenza, non vende più o meno di... Siamo 400. No. Vediamo, sì. Vediamo un po'. Sì, ora perché siamo all'inizio. Chiaramente poi eventualmente il discorso mercato lo faccio. Vi dico solamente se deve essere qualcuno che arriva senza farvi vedere la trattativa, quanto offre, bla bla bla. Comunque siamo fuori. Perché anche questa sì, se no diventerebbe troppo lungo. Io faccio, purtroppo è un vizio mio, faccio di solito 8.700 offerte. E quindi la cosa sarebbe troppo lunga. Poi magari prendo un giocatore solo, quindi preferisco fare così. Scusate, sono molto lungo nei discorsi, però voglio essere il più preciso possibile. Comunque, Reed, se è fortuna 7 giorni, vabbè, per fortuna non giochiamo e quindi diciamo, è abbastanza inutile. Il suo infortunio, per mia fortuna, appunto. Allora, accordo per la cessione di Reed 400. 400 si può vendere. Allora, Mitchell, ok. E avanziamo. Nel frattempo, vi farò qualche offerta a qualche giocatore. E se verrà, vi farò vedere. Tanto da qui all'inizio della stagione, manca qualche giornata. Ecco. Ah, prima di dire ciao, ci si vede poi eventualmente inizio campionato. Se arriva qualcuno, è stata l'attrattiva perché è riuscito a trovare un accordo. Bene, quindi Mitch rimane con noi. Vabbè. Abbiamo venduto Christian Dennis per 5,20 e vabbè, sono arrivati 350.000. Tra l'altro Dennis, se non era, non faceva parte della squadra titolare, quindi bene, buono, bene così. Primo acquisto ufficiale del Chesterfield sotto la mia gestione, Sessegnon, pagato 1.600, 17 anni, 67, secondo me non è per niente male. Poi l'allenerò anche. Quindi sono più che soddisfatto del primo acquisto. Forse un pochino caro, però preferisco, diciamo, investire un po', ecco, sui giovani interessanti. Siamo arrivati alla prima giornata di campionato. Giochiamo in casa contro il Grimsby. Allora, io, vabbè, a parte il fatto che ho fatto mezzo flop, me ne sono accorto dopo perché non so come mai avevo letto che avevamo un altro tipo di budget, a quanto pare mi sia sbagliato e mi è rimasto comunque più o meno 1 milione, che non so cosa ci possa farci con 1 milione. Ho speso 1.600.000 per comprare un giocatore da 67, quindi no, prima di iniziare la partita volevo farvi vedere una cosa che non sapevo, quindi ho fatto ancora un altro flop. Sono tanti giocatori che vabbè, io vi dico quelli che avevo cercato, un pochino che avevo, diciamo, appunto deciso di osservare per eventualmente acquistarli. Sì, sono la maggior parte, anzi sono direi tutti giovani, no? E tralasciando i classici che magari sono appena trasferiti che non vengono, e quindi vabbè, una cosa quasi normale di FIFA. Sono tipo questi lì che pare che questo giocatore non sia disposto a trasferirsi. Questo uguale, dov'è? Però avevo letto, pare questo. Cioè, quindi c'erano anche tanti giocatori che non vogliono venire. Segnaccio, perché allora le cose si fanno più complicate del previsto. Vabbè, comunque, iniziamo a giocare. Allora, vi dico la verità, questa vista fosse stata settembre-ottobre, comunque, se non fosse stata la prima partita l'avrei simulata perché giocavamo in casa e non so, cioè, il presentimento si poteva vincere. Comunque, vabbè,
Giochiamo invece. La squadra è questa qui, bella. Esordio di Sessegnon. Ok, vai, iniziamo. Speriamo bene, eh. Attenzione, Grisby. Dopo 3 minuti subito pericoloso. Si inizia bene. Attenzione, è buona. Subito, dopo 7 minuti. La sblocchiamo noi, 1-0. Corrige. E andiamo. Ex infortunata per l'Ecola, no? Via. Bene così. Inizio super. Non me l'aspettavo, ci vuole anche abbastanza più. Mamma mia. Che bel movimento, ma niente. Ugu. Butta fuori. Ancora Ugu. Stavolta la butta dentro. 2-0 al 20. Mamma mia. Bene così, non aspettavo davvero di iniziare. Diciamo così in maniera molto sprint, diciamo. 2-0 dopo 20 minuti. Non è male. Facciamo il terzo. Al 26esimo. 3-0. Partita virtualmente già chiusa. E andiamo. Chi è che ha fatto gol? Io già farei ancora un giorno. Fammi vedere. Mitchell, proprio l'uomo mercato, colui che doveva andare via, ma invece mi sa che alla fine rimane. Attenzione, Grisby prova a rientrare in partita, ma non lo fa nella maniera opportuna. Dalla distanza, Ugu, mamma mia che gol stava per fare, palo però, purtroppo. Attenzione, palo del Grisby, non è ancora finita e c'è la rete, 3-1. Si riapre un po' la partita verso la fine del primo tempo. Proviamo queste sostituzioni veloci. Ok, facciamo entrare il Flores e facciamo uscire Reed. Attenzione, mamma mia, beccano proprio l'incrocio dei pali. Veramente 3-2, la partita poteva riaprirsi clamorosamente, eh? Meno male non l'hanno buttato dentro. Attenzione Mitchell, mettila nel mezzo. Non ci credo. Ma cosa ho sbagliato? Attenzione, finisce proprio così la partita. Un tiro alto di Ugu. Comunque, un super inizio, veramente inaspettato, della verità. Non pensavo di trovarmi, tra virgolette, così bene. Soprattutto a queste difficoltà e con questa qualità totale della squadra. Perché è vero che anche gli avversari, ovviamente, non è che fossero chissà cosa. Però, allo stesso tempo, erano anche noi si era scarsi, quindi non pensavo di giocare così, mi trovo bene. Per ora rimango sul campione comunque. Tra l'altro, piccola parentesi, ho scoperto giocando che c'era il nostro ex, tra virgolette, giocatore Dennis, che faceva parte dei Grimsby, che sinceramente non so se è stato lui a fare il gol di Lorio. Quindi vabbè, comunque subito incontriamo l'ex alla prima di campionato. Seconda partita del video, giochiamo l'FL Cup. In questo caso, dato che c'è comunque, diciamo, lo sponsor, chiamiamolo così se non sbaglio, giochiamo la Carabao Cup. Mi pare sì, se non sponsor, mi pare che sia l'FL Cup. Comunque, un test molto molto importante, diciamo, che più che un test, diciamo, una partita molto, in teoria, sulla carta, con un risultato scontato. Giochiamo contro il Reading. Però, guardiamo se, appunto, per questo chiamo test, vediamo se magari riusciamo a comportarci bene anche contro una squadra di categoria superiore. Giochiamo fuori casa. Formazione rimane questa. Iniziamo, vediamo un po' come andranno stavolta le cose. Se ci sarà una clamorosa differenza oppure no. Attenzione, c'è il gol del Reading. Dopo 24 minuti la sbloccano loro. 1-0. Attenzione! No! Peccato di... Mitchell ci prova, però non era un tiro irresistibile. Comunque vediamo cosa propone il cambio. No, non voglio cambiare, voglio tenere almeno un altro po' Mitchell. È buona! E buttala dentro! Maremma non l'ha presa male lì. Tira, mamma mia! Partito un tiro veramente troppo forte rispetto a come si è mosso. Vai Mitchell! Mitchell! 1-1! Al 62esimo!
il risultato torna in parità. La società si starà fregando. È buona! Oh, credi! No! Vai! Oh mio Dio! 2-1! Mamma mia! Riusciamo addirittura a ribaltare il risultato! Ugu! Mamma mia, supplementare al 103esimo! Incredibile cosa sta succedendo! Attenzione! Mamma mia, pensavo fosse dentro! E ora invece sì, ora invece è andata dentro. 2-2. Torna ancora una volta in parità. Attenzione Di Maio! Mamma mia! Mamma mia! No, no, no alla fine, no alla fine! E invece sì. Boia, peccato. 3-2 al 120esimo. E anche volendo mi sa che non c'è il tempo di riprovare a fare qualcosa. Proviamoci, ma non credo. Infatti, finisce sì. Diciamo, faccio un applauso ai miei giocatori perché nonostante tutto ci hanno provato fino alla fine con tutte le forze, ma purtroppo noi non ce l'abbiamo fatta, di poco. Terza partita, giochiamo fuori casa, stavolta in trasferta. Vediamo un po' come ci comportiamo, ritorniamo a giocare in campionato. Direi di mettere questa maglia qua, la seconda. Ok. Qualcuno è un po' stanchino, andiamo un po' di far girare la squadra. Metto lui anche se non è il suo vero ruolo, però comunque può essere un terzino. Iniziamo così, poi eventualmente faremo dei cambi. 4-2, la scelta del tecnico per questa squadra. Attenzione subito Mitchell! No. Non ha trovato la porta per... Attenzione, lui di chi è? E lui di chi è? 1-0 per quell'art, chiaramente la sbloccano loro. Disattenzione clamorosa difensiva, eh? Probabilmente la rischia segnò, però stava marcando anche un altro. O doveva rientrare Mitchell e non è rientrato. O forse la si segnò anche a marcare l'uomo sbagliato. Vai Mitchell, fai gol. Ma porca, no, porca miseria. Attenzione, super parata di lì. Vola e evita il 2-0. Tira! Madama, tira! Tira! No! Non ci credo, non ci credo! Tirate! No! Mare e manete, ma cosa si sta mangiando? Vai, è l'ultima azione, cerchiamo di pareggiare. Che non ho voluto passare. Arbitro che dice che può bastare, finisce qui. Questo non è un punto perso, sono tre punti persi, perché veramente potevamo tranquillamente vincere, perché ci siamo mangiati tanta roba e abbiamo concesso troppo. Secondo acquisto Riveros, prezzo svincolato, non è giovanissimo, ha 28 anni, però ha 69 e sicuramente per la nostra qualità, per la nostra squadra fa veramente molto comodo. E direi di metterlo qua al posto di Sinnott. Però vediamo una cosa di Sinnott. CDC, quanti anni ha? 20, no, 23. Oddio. Weir, no, 28. Quindi direi che anche se perde, diciamo, di uno Sinnott, perché lui ha 62, Weir 63. Comunque è più giovane, magari può crescere. Però lui, Weir, lo mettiamo qua al posto di... Perché non facevo già lui? Non lo so. Comunque direi di metterlo al posto di Di Maio. Sì. Comunque Riveros qua, che secondo me non è per niente male. Dato che è arrivata un'offerta per lì abbastanza buona, ovvero un'offerta superiore al suo valore, che appunto decido di accettare. E dato che appunto lì probabilmente andrà via, sono già a corsa di pari e ho preso lui, Aguilar, 65, a 29 anni se non sbaglio. Però l'ho fatto per prevenire, diciamo, l'eventuale partenza di lì. L'ho preso svincolato anche lui, c'è nemmeno un altro buon affare, ecco. Allora, siamo arrivati alla quarta partita, giochiamo in casa contro Port Vale, se si pronuncia così. Stavolta la simulo, guardiamo un po'.
se faccio bene o faccio male. So che non ho una squadra clamorosamente più forte, però se giù in casa siamo seppur di poco leggermente più forti di loro, tanto comunque dopo due gol Rivero si presenta così sbloccando la partita. Vediamo un po', non clicco salta perché sarebbe troppo, ecco, 1-1, porca miseria. E niente, pareggio, vabbè, se fa tutti e tre i risultati in un video, ovvero vittoria, sconfitta e pareggio, vabbè, poteva andare meglio, però alla fine siamo solamente all'inizio, sempre sempre lunga, come immaginavo alla fine lì se ne andava, infatti l'abbiamo venduto, quindi il discorso Aguilar secondo me è stato ancora di più giusto, ecco. So che non è corretto, però voglio simulare anche questa perché siamo nell'ultima fase del mercato, quindi ormai preferisco che queste prime partite vadano come devono andare. Se si vince meglio, se no pace. Tanto secondo me c'è tempo. Lo so che non è un discorso molto sensato, però speriamo bene, eh. A vedere, non me ne pento. Speriamo di no. Addio, mamma mia, ho visto una riga sui tuoi seppi. Vai, bordaci. Ma 1-0 loro, non importa. Va bene, comunque ho fatto una cazzata. Ok, ci sta. No, non è vero, non ci sta. È andato così, dai, via, ormai cerchiamo di concludere questo mercato nel migliore dei modi, immagino che possa venire. Comunque, vediamo un po'. Altro acquisto, Caicedo svincolato, 25 anni, 66, non male secondo me per la categoria. Esterno e sinistro l'ho messo di qua e Mice di qua perché Mice a quanto pare sa giocare anche a destra, al contrario suo che sa giocare solo a sinistra. Quindi la qualità totale aumenta. Bene così. Abbiamo venduto Di Maio per una cifra equa, perché se non sbaglio il suo valore è di 360.000, abbiamo accettato un'offerta di 400.000, quindi più o meno un'offerta giusta, tanto non giocava e abbiamo tanti altri in quel ruolo. E niente, quindi abbiamo deciso di venderlo. Abbiamo. Io e la società. Probabilmente l'ultimo acquisto di questo calciomercato, sempre un altro svincolatone, ma ha dovuto far solo niente così, perché dopo aver preso Sessegnon, forse lo ammetto, per una cifra troppo alta, soprattutto per il budget che avevamo, mi sono dovuto comunque rifare con gli svincolati. E appunto, stavo dicendo, l'ultimo probabilmente acquisto di questo calciomercato, un altro svincolatore, Hamed, 28 anni, che sostituisce Ridde, che Ridde si l'ha spostato poi, diciamo, CDC, dopo aver preso Caicedo, che era sulla fascia a destra, e va qui. Comunque Ridde chiaramente non va in the bank, anzi non va in tribuna, ma veramente in the banking, non so che non si dice così, comunque va in panchina, questo di Sinnott, e niente. Direi che questa è la squadra che probabilmente, anzi con la quale probabilmente arriveremo almeno a gennaio. Poi eventualmente vedremo. Speriamo che possa regalarci gioia. Secondo me comunque centrocampo, arrivare a qualità, ora tralasciando Mirce che sta a 61, però quando ci gioco io mi garba come giocatore perché è abbastanza veloce. E secondo me il centrocampo per la categoria va più che bene, cioè siamo abbastanza forti. Bisogna vedere se la difesa e l'attacco reggono, ecco. Rimango abbastanza fiducioso, insomma. Vedremo poi come andranno le cose. Il mercato alla fine si è concluso, per quanto ci riguarda, con l'arrivo di Ahmed, perché poi non abbiamo venduto nessuno. E niente. Vi rifaccio vedere la rosa. Siamo messi così. E niente. Con la fine, appunto, di questo calciomercato estivo arrivo anche alla fine del video, che probabilmente è durata anche troppo, non lo so perché poi va comunque tagliato, montato, insomma, va un po' rivisto, ecco. Comunque, ah, fra l'altro se non è a 68, bene. Comunque, per quanto riguarda il mercato, vabbè, le cose le avete viste. Per quanto riguarda la classifica, quindi diciamo il campionato, diciamo che non abbiamo iniziato nei migliori modi, cioè in realtà sì, la prima partita è andata bene, poi è andato tutto male, tra virgolette, che abbiamo perso e pareggiato una partita soltanto. E niente, però come ho detto prima, siamo solamente all'inizio, quindi può succedere veramente di tutto. Guarda, metto già, anzi vado già alla giornata successiva, ovvero quella del 2 settembre, sabato 2 settembre, giochiamo in casa.
E niente, questo è quanto. Speriamo che prosegua il campionato, possa essere sicuramente più positivo. E detto questo, non mi resta che salutarvi. Come sempre fatto nei video precedenti. Prima di salutarvi, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero di lasciare un bel mi piace al video, di condividerlo, ma di iscrivervi soprattutto al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. E niente, spero di rivedervi nel prossimo video. Via, ciao a tutti, alla prossima.